A questa nostra oramai abituale appuntamento di fine anno, che poi non è che un appuntamento che deve recuperare un'attività nostra seminariale. Quest'anno ne abbiamo fatti tantissimi di seminari, però questo appuntamento lo lasciamo sempre per argomenti un po', diciamo, trascurati dalla cultura e soprattutto dal mondo accademico. Poi stasera avremo modo di ragionare su questo popolo che aveva una dimensione territoriale molto contenuta, Toscana e Umbria occidentale, cioè di qua del Tevere, l'Umbria orientale invece si tratta di un'altra civiltà, di un'altra cultura, quella celtica. Noi abbiamo fatto già, a partire da quanto, Rinaldo? 2 anni fa. 2 anni fa, e per 2 anni abbiamo trattato la civiltà e la cultura celtica. Abbiamo scoperto che gli Umbri sono figli diretti di questa cultura, e scoperto si fa per dire, perché io sono capitato qui a Perugia per caso, quando da giovane dovevo fare la visita militare, e noi a Terni, io abitavo in quella città, e a Terni eravamo, diciamo, si orbitava intorno a una dimensione e un fascino dipendenza di Roma, è chiaro, è a pochi chilometri. E però venni a Perugia per la visita militare e trovai tutto un mondo che noi Umbri non eravamo abituati a vivere, a vedere. Queste grandi mura, poi l'arco etrusco, perché tra l'altro il distretto militare è a pochi passi dall'arco etrusco. Quest'arco, che è monumentale ma di una bellezza stupefacente, questo arco messo quasi di traverso, quindi con una attenzione muratoria e veramente stupefacente. Allora passano i mesi, poi dopo mi dovevo iscrivere all'università, insomma praticamente sono capitato in questa città che ho amato da subito, perché è una città ricca di arte, di tradizioni. Devo dire molto riservata, devo dire anche una città che sta sulle sue. E chi ha avuto la mia stessa esperienza sorride, perché è vero. I perugini, quelli doc, stanno sempre sulle loro. Ma perché era proprio la città etrusca, chiusa, una città di intellettuali
una città di imprenditori. La società etrusca era veramente una società molto organizzata. Parliamo del sesto secolo avanti Cristo, che ha avuto sempre un confronto serrato e critico con la civiltà nascente romana. Abbiamo visto che nei secoli, di fatti storici ne sono accaduti tanti, ma Perugia, proprio all'arco etrusco, c'è stato l'ultimo confronto militare con la potenza di Roma sotto l'imperatore Augusto. E lì sembra che questa porta della città all'improvviso si fosse aperta, perché evidentemente i romani avevano dentro la città qualche accordo politico che gli desse loro la possibilità di entrare. Entrarono e Perugia divenne come città non più libera, non più città-stato come erano tutte le città etrusche, città-stato. Non era più la sacra Lucumonia dove venivano formati i ministri del culto, che poi vedremo adesso, oggi pomeriggio ne parleremo abbondantemente. Insomma, questa civiltà è veramente, non dico misteriosa, perché non è vero, basta studiare, leggere, ricercare, vedere. Ecco, la visita oggi ai volumi, abbiamo visto un tempio, non era un monumento funerario, era un chi se voi andate a vederlo, la riproduzione esatta di un tempio. Un tempio che era funzionale in maniera completa alle operatività sulla scienza del sacro di cui gli etruschi, i maestri iniziati, erano veramente, veramente preparati. Allora, cominciamo con la prima relazione del fratello Rinaldo Thieri su un argomento che è poco trattato, anzi diciamo che è da poco che se ne parla, che tra l'altro ci fa anche riflettere sulle origini di questo popolo. Il tema è il mundus, che è un rituale iniziatico del sacerdozio nell'Etruria antica.